desidera? No, è che c'è una ragazza che ha dell'affetto per me. E forse anche qualche cosa di più. Soltanto che io non vorrei incoraggiarla. Perché fra me e lei c'è una differenza. Cioè io sono molto più grande di lei. E di conseguenza lei è molto più piccola. Io cosa posso fare? Il pieno, no? Di benzina? E che cosa, di marmellata allora? Non si sa mai. Mattia, ti devo parlare. Mi dai un passaggio? Da che parte vai? Dall'altra. Anch'io. Allora cos'è che dovevi dirmi? Ho due notizie, una bella e una brutta. Quella brutta non si può evitare? No. Allora prima la bella. Forse divento hostess. Questa è quella bella? Perché, ti pare brutta? No, credevo peggio. Capisci, Mattia, finirebbero tutti i miei problemi economici. Basta girare per le case a vendere il cibo per i cani. E quella brutta? Per diventare hostess devo andare a Milano a fare un esame d'ammissione. Ti spaventa? Sì. Studi la notte con le cuffie e impari tutto a memoria, no? Ma c'è il tema d'italiano. Io in italiano sono una frana. Non ho fantasia, non so scrivere. Mica sono uno scrittore come te, sai. Certo che se tu mi potessi dare una mano con l'esame. Vuoi una risposta precisa e definitiva? La so già. Forse sì o forse no. Hai sbagliato. Questa volta è sì. Grazie, papi. Forse. Michela! Michela! Ma non dovevamo uscire insieme? Va bene, usciremo un'altra volta. Perché lui ha la macchina, eh? Ma la macchina è un veicolo da paralitici. Guarda! Bravo, eh? Certo, con la motocicletta è facile. È con la macchina che è difficile. Oh, cavolo! La miseria! È un principiante.